in maggioranza di Abano non consentono la decadenza del consiglio comunale per Lazzaretto. Si tratta dell'ennesima beffa. Cricchiola la maggioranza a Padova, Bitonci esclude dal vertice, due consiglieri ribelli di Forza Italia. Noi continueremo a dire la nostra, spiegano gli esclusi. Iniziata questa mattina a Mortise la raccolta firme dei comitati cittadini che si battono contro l'ampliamento del nuovo stadio plebiscito. Cittadini di Campo San Martino chiedono sia fatta chiarezza sul progetto di una centralina sul fiume Brenta, interrogazione in regione. Il 22 novembre scorso ubriaco a Piazzola causò un incidente in cui perse la vita una mamma e ferì il figlio di 4 anni, condannato un cittadino romeno. Incidente questa mattina a Piazzola sul Brenta, donna finisce con l'auto in un canale, un camionista la vede e si getta in acqua per salvarla. Complice le alte temperature padovani sempre più insufferenti, la polizia interviene per sedare due liti tra vicine e la causa sono sempre i rumori. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di TG Padova. Nuovi colpi di scena ad Abano Terme. Non erano scontate le dimissioni dei consiglieri di maggioranza, sono arrivate questa mattina, ma si sono dimessi in modo individuale, così il consiglio comunale della città termale non decade. Una per una sono arrivate le dimissioni di tutti i consiglieri di maggioranza di Abano Terme. Dopo le due di ieri, questa mattina alla spicciolata, sono state presentate le dimissioni di altri 8 consiglieri fedelissimi di Luca Claudio. Tuttavia il consiglio comunale non decade. Eh già, si tratta di dimissioni individuali e non contemporanee. L'ennesima beffa per i cittadini di Abano Terme. Perché il consiglio venga sciolto serve infatti che la metà più uno dei consiglieri, in questo caso 9 su 16, si dimetta in contemporanea. Per questo stamattina in comune erano arrivati anche i consiglieri di minoranza pronti a dimettersi, ma i claudiani hanno presentato dimissioni individuali. Devono essere conseguenziali, devono essere collegate le une alle altre e, essendo 16, devono essere 8 più 1. Loro oggi erano rimasti in 8, per cui siamo arrivati noi come consiglieri di minoranza a dare la disponibilità a diventare contestuali nell'ordine. Non hanno accettato e hanno deciso di lasciare Abano ancora nel limbo, o meglio ormai in agonia. Una scelta codarda di chi si fa da parte ma non si assume la responsabilità di far sciogliere il consiglio comunale, forse perché è ancora troppo intimorito dal suo leader in carcere, sostengono le opposizioni. Credo che di fondo sia una scelta personale e uno scaricabarile, nel senso che un conto è defilarsi personalmente con una scelta individuale e un conto è prendersi la responsabilità politica di far cadere il sistema Claudio. Tant'è che ora è tutto di nuovo nelle mani della prefettura. Nel prossimo consiglio comunale ci sarà la surroga dei dimissionari, sempre che qualcuno dei non eletti abbia voglia di subentrare, ma la lista delle defezioni è lunga. Un caso mai visto in Italia. Il commissario prefettizio Aversa potrebbe chiedere al prefetto Patrizia Impresa di interpellare il ministro per chiedere lo scioglimento del consiglio comunale. Quello che noi capiamo è che la città deve voltare pagina, che abbiamo bisogno di una responsabilità chiara per chiudere una storia che è pericolosissima e che deve permettere alla città di sfilarsi dalle sorti di Luca Claudio. Sarà la magistratura a decidere lui chi è e che cosa ha fatto, ma la città non può essere incarcerata con lui. Cricchiola anche la maggioranza in consiglio comunale a Padova. Il sindaco Bitonci infatti ha escluso due consiglieri di Forza Italia da un vertice di maggioranza. Gli assenti erano io, capogruppo di Forza Italia, e il collega Carlo Pasqualetto, consigliere comunale sempre di Forza Italia. Due assenti illustri, o meglio i due esclusi dalla riunione di maggioranza che il sindaco Bitonci ha tenuto ieri sera a Palazzo Moroni in vista del passaggio in consiglio comunale della variante urbanistica sui terreni di San Lazzaro, dove dovrebbe sorgere il nuovo ospedale. Il sindaco cerca di richiamare a sé l'area popolare con il dissidente Antonio Foresta, ma accentua lo strappo con una parte di Forza Italia. Il motivo chiaramente a me non è dato sapere, ma non è un problema, nel senso che noi dobbiamo ricordare che Forza Italia è stata fondamentale per l'elezione del sindaco a Padova e noi ci riteniamo comunque liberi di sottolineare quando il sindaco sbaglia, come stiamo facendo in questi giorni per quanto riguarda il provvedimento di vietare le biciclette in centro. Gliel'abbiamo detto,
che stava sbagliando ed è tornato indietro. Quando ha fatto quel provvedimento di vietare l'accesso alla stampa e ai giornalisti, gli abbiamo detto che sta sbagliando ed è tornato indietro, quindi l'azione politica di Forza Italia è un'azione politica incisiva. Forza Italia rivendica il suo peso e non si sente fuori dalla maggioranza, ma le voci di Bianzale e Pasqualetto si distinguono da quelle della corrente lealista verso Bitonci, composta dai consiglieri Nicola Lodi ed Enrico Turrin, segno che nella maggioranza non mancano le frizioni. C'è un altro provvedimento che secondo noi è un errore per la città, che è lo stadio plebiscito. Speriamo che torni indietro anche per quello. Avete sentito, lo stadio plebiscito è proprio questa mattina a Mortise. Comitati di cittadini hanno iniziato una raccolta firme contro questo progetto. Con una raccolta firme è partita la protesta dei cittadini contro lo spostamento del Calcio Padova nel complesso dello stadio plebiscito. Oggi si sono trovati al mercato settimanale di Mortise, ma assicurano che saranno nelle piazze, nelle vie di tutta la zona vicino allo stadio. Sono tanti cittadini, commercianti, residenti, tra Via del Bigolo, Mortise, Arcella, Tiziano Vecellio, e tanti cittadini che sono preoccupati da questa decisione, una decisione che stava passando senza che nessuno sapesse nulla. I residenti si dicono preoccupati per i soldi che verranno spesi per rendere lo stadio plebiscito idoneo ad ospitare le partite del Calcio Padova e i suoi sostenitori. I 3 milioni di euro che sono stati già stanziati dalla giunta Bitonci siano una cifra in realtà irrisoria rispetto a quella che sarà poi la spesa finale, perché già le prime stime dicono che solo per i parcheggi serviranno 2 milioni di euro, poi per l'adeguamento delle curve, delle tribune, tornelli, servizi di sicurezza, videosorveglianza ne serviranno almeno altrettanti. Quindi vogliamo sapere di preciso quanti soldi verranno spesi, vogliamo sapere poi di che cosa ne verrà fatto dell'Euganeo, visto che abbiamo uno stadio che è recente, perché ha meno di quanti anni ha, 20 anni. Anche l'esponente PD e consigliere comunale Andrea Micalizzi si schiera con i residenti. La gente è arrabbiata perché si stanno spendendo i soldi di tutti i padovani per realizzare un nuovo stadio quando uno stadio c'è già. La protesta si sta allargando, continua in una nota, e Bitonci non può più ignorarla. I promotori della raccolta firme sottolineano che questa protesta non vuole essere né contro la squadra né tantomeno contro i tifosi. Noi siamo anche noi tifosi del Padova, anche noi andiamo allo stadio, all'Euganeo, a vedere le partite. Noi non vogliamo metterci contro i tifosi, proviamo a trovare una soluzione insieme, sediamoci attorno a un tavolo e troviamo una soluzione. Vi ricordo il quesito del TG Linea Aperta di questa settimana, isola pedonale in centro, continuate a dire la vostra inviando un sms al numero che state vedendo in sovraimpressione o scrivendo una mail a padova@reteveneta.it. Ci spostiamo ora a Campo San Martino, dove molti residenti e lo stesso sindaco questa mattina si sono ritrovati per chiedere maggiore chiarezza sul progetto di realizzazione di una centralina idroelettrica sul fiume Brenta. Hanno scelto le rive del fiume Brenta, proprio il luogo in cui dovrebbe sorgere la centralina idroelettrica, per tirar fuori tutte le loro perplessità e preoccupazioni. I cittadini di Campo San Martino questa mattina, insieme al sindaco Paolo Tonin, hanno chiesto che sia fatta chiarezza su un progetto datato dicembre 2009, quando era governatore Giancarlo Galan. Progetto che presenta numerosi punti oscuri e che avrebbe un impatto notevole su un territorio a rischio idraulico, tant'è che il genio civile all'epoca sollecitò la realizzazione di una traversa sul ponte della Vittoria come opera di difesa dei piloni per evitare fenomeni di erosione. Questa centrale non convince perché innanzitutto non pensa assolutamente alla tutela del territorio, all'interesse per i nostri cittadini, i quali si devono avvalere in prima persona quando hanno le conseguenze delle calamità naturali. Quando invece la natura offre qualche cosa, sono i privati che se ne avvantaggiano. Credo che questo non sia giusto. Il progetto va rivisto e la gara deve essere rifatta, chiede il sindaco. Bisogna garantire il territorio. Tutti vogliamo l'energia pulita, anche se sappiamo che l'energia pulita oggi ci costa di più del petrolio, però tutti siamo verso quel fronte. Però l'opera deve essere fatta, non deve essere nascosta, deve essere presentata ai cittadini. I cittadini lo devono sapere, devono essere coinvolti. Il consigliere regionale della lista, Zaia presidente Luciano Sandonà, si farà portavoce delle istanze dei cittadini e presenterà un'interrogazione in regione. Chiediamo se la regione, che tipo di accordo ha intenzione la regione di proporre alla ditta proponente la centrale idroelettrica, e se il 1,5 milioni di euro di soldi pubblici previsti per la compartecipazione sulla traversa verranno messi dalla giunta regionale.
E siamo alla cronaca, ricorderete il drammatico incidente avvenuto lo scorso 22 novembre a Piazzola sul Brenta, è costato la vita a Marina Marchioron, 43enne, madre di un bimbo di 5 anni che rimase ferito nell'incidente. Oggi il Tribunale di Padova ha emesso una sentenza esemplare. È una sentenza che fa specie non solo per i tempi, 7 mesi che per la giustizia italiana sono già qualcosa di raro, ma perché si riferiscono ad un fatto avvenuto prima dell'entrata in vigore dell'omicidio stradale. Sì, oggi è stata data una sentenza esemplare di 5 anni e 6 mesi al signor Maracine, che ha creato l'incidente stradale appunto il 22 novembre, dove ha perso la vita la signora Marchioron Marina, che ha lasciato un bambino di 5 anni, e i genitori oggi ai quali ho telefonato hanno avuto almeno una soddisfazione che questo non, domani mattina non giri, non venga liberato di nuovo. Tutto questo anche da dare un plauso ai carabinieri di Piazzola, che hanno fatto delle indagini meravigliose, e agli avvocati Mazzonetto e Silvestrini, che hanno partecipato appunto alla parte penale. Adesso si chiude un capitolo penale e si aprirà un capitolo civile, che sarà quello dell'Unipol, che oggi non ha ancora offerto 50 lire, come si può dire, o 1 euro. 7 mesi la giustizia italiana, velocissima, le compagnie non si sono ancora fatte vive. In questo caso la questione era legata al tasso alcolemico di chi guidava l'auto. Allora, il signor Maracine è stato trovato con un tasso alcolemico di 1.7 e in più anche grazie ai carabinieri, è stato trovato dopo 6 ore perché aveva abbandonato il luogo del sinistro, quindi anche l'omissione di soccorso. E anche quest'oggi c'è stato un incidente stradale a Piazzola sul Brenta, ma fortunatamente in questo caso la donna si è salvata. Piazzola sul Brenta perde il controllo della propria vettura e finisce in canale. Una donna di 37 anni si è salvata grazie all'immediato soccorso di un camionista che, mentre l'auto affondava, si è buttato in acqua e l'ha estratta giusto in tempo. Nel frattempo sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno portato la donna in ospedale per i controlli del caso, e i vigili del fuoco che con un'auto gru hanno recuperato la vettura. Complice l'estate e il caldo, aumentano le liti con i condomini. Padova, complice il caldo, le finestre aperte, i troppi rumori scatenano le liti tra i vicini di casa. Due gli episodi avvenuti in città, a poca distanza l'uno dall'altro. In entrambi i casi è intervenuta la polizia per sedare gli animi irosi dei condomini. In via Bronzetti due donne straniere sono venute alle mani per futili motivi, mentre in via Fambri due famiglie si sono insultate e spintonate dopo una lite degenerata a causa di rumori molesti. A proposito di estate, sentiamo che tempo farà nel fine settimana. Prevediamo infatti su Padova e sul Padovano, per domani cielo in prevalenza sereno, con una modesta attività cumuliforme durante le ore più calde. Per domenica forse un po' di nubi, qualche nube di più, un'attività cumuliforme più intensa nel pomeriggio, in serata, a ridosso dei rilievi potremmo avere qualche fenomeno piccolo, isolato fenomeno di instabilità. I venti sono deboli di direzione variabile a regime di brezza. Le temperature 24-25 gradi le minime, oltre i 30 gradi, 32-33 gradi anche nell'interno per domani, intorno ai 30-31 gradi per domenica. Per finire l'Alta Adriatica è previsto quasi calmo o poco mosso. Ed ora vediamo le anticipazioni della puntata di Agricoltura che andrà in onda domani. Sì, buonasera a tutti, sarà dedicata alla serata Notti Bianche del Gusto di Fara di Sorigo, la puntata di domani e di domenica di Agricoltura Venta. Ne parliamo con Lorenzo Brugnera, presidente della Teria Sorigo, che è l'organizzatrice della manifestazione. Perché questa iniziativa, questa proposta? Beh, intanto diciamo che qui ci siamo la Sorigo perché siamo nella nostra azienda, però c'è la Primavera del Prosecco che con i loro vini del DOCG Superiore, e siamo qui assieme, abbiamo già iniziato l'anno scorso questa collaborazione, quest'anno abbiamo allargato anche la nostra collaborazione. Una vetrina di prodotti tipici del territorio. Bravissimo, no? E allora abbiamo pensato di allargare anche la presenza di altre piccole cooperative del territorio come l'Agri Cansilio, Tarzo e la cooperativa del biologico del Cansilio, e questo ci fa molto piacere perché sostanzialmente se facciamo squadra e presentiamo i nostri prodotti riusciamo ad avere anche una buona immagine. Ma sul latte, come sta? Beh, il latte sta molto bene perché è buono, gli allevatori stanno molto male. Una notte bianca con tanti buoni formaggi del territorio, freschi e stagionati, poi i vini prosecchi e i passiti di Refrontolo e il Torchiato di Fregona, la carne del Veneto QV, qualità verificata, e la buona pasta come quella della tradizione. E poi tante tante notizie, appuntamento a domani domenica con Agricoltura Veneta.
Buona serata. E questa sera non perdetevi la grande attualità politica vista dal Veneto e dai Veneti con Focus, come sempre a partire dalle 21.05. Ospiti in studio questa sera ci saranno Sebastiano Casoni, Stefano Maso, Alberto Villanova, Pietrangelo Pettenò, Loris Mazzone, l'avvocato Bettiol. TG Padova invece termina qui, grazie per averci seguito e buona serata.